Quello che si farà è un incremento dei servizi che peraltro sono già presenti di controllo del territorio, che Anche sono di comunque. notte. Ma guardi, anche di notte si sa perfettamente che i servizi sono in funzione in H24. Cioè, vede, il problema è che la sicurezza è un qualche cosa che certamente noi abbiamo l'obbligo di garantire e che intendiamo assicurare. E ho la presunzione di dire che abbiamo anche conseguito qualche risultato proprio sul fronte del controllo del territorio. I servizi sono presenti in H24. Posso anche dirle, senza tema di smentita, che il territorio di questa provincia, il territorio di Foggia, non è mai stato controllato dalle forze dell'ordine come in questo periodo. Abbiamo uomini e abbiamo mezzi. È evidente però che se per controllo del territorio si intende la presenza di un'autovettura della polizia o dei carabinieri o della finanza presso ogni saracinesca, presso ogni negozio, temo proprio di non avere la possibilità di assicurare tutto questo. E quindi se vogliamo veramente affrontare il tema della sicurezza in questa città, dobbiamo interrogarci ciascuno di noi su quello che si può fare in più. Noi come comitato abbiamo ovviamente assunto ulteriori determinazioni per affinare, incrementare questo controllo, e però faccio una notazione, è molto difficile, anzi dico proprio impossibile che dopo una bomba o dopo un incendio la vittima ci dica ho ricevuto minacce, ho ricevuto richieste. A memoria mia, da memoria mia non mi è mai capitato. E allora dobbiamo interrogarci su questo aspetto. Cioè, posso dire uno, che le indagini sono assolutamente in corso, sono in mano a persone di comprovata Avete già bravura, un'idea? ovviamente non è questa la sede per darle una risposta. Posso dire che le indagini sono in mano a persone di comprovata esperienza e bravura, e posso anche dirvi che questi soggetti saranno presi, che vuol dire che ci vuole tempo, perché ovviamente sono indagini complesse. Richiedono, ripeto, tempo da parte degli investigatori e poi da parte della magistratura. Mi chiedo se magari si potrebbe fare più in fretta, e questo potrebbe succedere se le vittime dessero una mano agli investigatori. Ricordo che non più tardi di qualche giorno fa, proprio qui a Foggia, l'altro ieri, anzi, è sempre passato tanto tempo, l'altro ieri c'è stata una conferenza stampa che ha segnalato l'arresto di due delinquenti denunciati dalla vittima, e la Polizia di Stato li ha arrestati in pochissime ore. Quando si Allora, collabora è tutto beh, la, più... guardi, quando, allora, ripartiamo la cosa: quando non si collabora con le forze dello Stato, si collabora con le forze dell'antistato. Cioè, essere cittadini in un paese democratico vuol dire essere titolari di diritti e anche di doveri. Allora, partecipare a un paese, alla vita di un paese democratico, di una comunità civile, vuol dare un proprio contributo. Non vuol dire essere soggetti passivi in attesa che qualcuno provveda per la tua sicurezza. E bisogna essere ben consapevoli che nel momento in cui non si collabora, è chiaro che le forze di polizia andranno avanti e faranno la loro parte, ma adesso è altrettanto chiaro che non collaborare con lo Stato vuol dire dare oggettivamente un sostegno a coloro che ti taglieggiano. Ma mi sembra una cosa talmente elementare che mi imbarazza anche mettere in evidenza. Gli episodi di questi giorni sono episodi che scaturiscono, a nostro modo di vedere, senza entrare in particolare, da una duplice matrice. Innanzitutto, bisogna tener conto che le organizzazioni criminali di questo territorio sono state fortemente colpite dalle brillanti operazioni di polizia giudiziaria. Fin da allora è stato detto che ovviamente non era la fine, ma era un inizio, era un work in progress, cioè è ovvio che ci sono altre attività in corso. In una situazione di questo genere è ovvio che coloro che non sono state ancora assicurate alla giustizia in qualche modo, con queste azioni criminali, testimoniano, segnalano la loro presenza sul territorio. È ovvio che questi soggetti fanno delle estorsioni, come dire, uno strumento criminale, purtroppo tipico in certi contesti, e però a fronte dei risultati che sono stati conseguiti negli ultimi mesi, io credo che ci dovrebbe essere una maggiore fiducia,
intanto nell'opinione pubblica circa la capacità dello Stato di far fronte, e due, da parte di coloro che potendo potrebbero darci una mano, potrebbero dare all'inquirente una mano per accelerare i risultati. Ripeto, la sicurezza non è una questione che riguarda, non è una questione che riguarda solamente noi addetti ai lavori, è un bene di tutti e per il quale tutti, secondo me, devono essere pronti a dare una mano. Perché secondo me fa parte dei doveri dell'essere cittadino, dei doveri di cittadinanza. So bene che si tratta di un tipo di messaggio che magari può non sembrare particolarmente digeribile, perché anche io seguo, diciamo, certi commenti e certe prese di posizione, però siccome mi ostino a pensare che siamo, a ragionare anzi come un cittadino di un paese occidentale democratico, io non posso che, soprattutto da prefetto, che richiamare l'attenzione anche sui doveri. Fermo restando, i cittadini hanno diritto di avere di vivere un paese sicuro, una città sicura, e noi su questo ci sforziamo sempre. E non lo dico io, lo dicono i risultati che abbiamo conseguito nei mesi scorsi. Si può fare